detto mercato lungo. Pallone molto alto per Vieri, colpito di testa però da Deschamps, poi Zidane. Tacchinardi ancora davanti per Vieri, rinuncia al tiro Zidane. Era smarcato Dimash, contro cross, la respinta di Cervone, attenzione, tiro e pallone, tiro di Deschamps e pallone che è stato respinto un 2 metri davanti alla linea di porta dai difensori della Roma. Una grandissima occasione per la Juventus dopo l'uscita di Cervone, adesso sicuramente stiamo per rivedere, eccole qua le immagini. Il traversone da parte di Zidane, vedete l'uscita di Cervone, era in anticipo su Amoruso. E poi il tiro che è stato respinto sulla linea di porta esattamente dal giocatore numero 32, proprio Candelà, che è terminato fuori. E Rieti si conferma quello che dicevi tu in precedenza, cioè a centrocampo ottimo per il momento, direi che è il pressing della squadra giallorossa, della squadra di Bianchi. Sì, che oltretutto ha anche ritrovato un po' di coraggio, perché abbiamo visto in una doppia serie di circostanze la Roma portarsi in avanti. Però nel momento in cui la Juventus ha riaperto, intanto seguiamo questa azione. Sì, grazie Vieri, e infatti hai fatto bene a interromperti, perché immediatamente su un pallone perso dai giocatori della Roma la Juventus si è portata in vantaggio. Vantaggio bianconero al 28esimo minuto di questo primo tempo. Adesso attendiamo con curiosità la ripetizione per ricostruire la manovra, ma certo è che indubbiamente c'è stato un errore dei giocatori giallorossi, una fase un po' troppo flemmatica del palleggio della squadra di Bianchi, e ha consentito alla Juventus di ripartire, come vedete, subito in contropiede e di realizzare questo gol. E Rieti, stavamo giusto elogiando le capacità del centrocampo della Roma, ma basta un errore a volte per compromettere tutto il lavoro di una prima mezz'ora di gara. Sì, infatti prima avevamo segnalato la bontà di questo centrocampo romanista. Ultime battute del primo tempo, siamo alla 43esimo, 37 secondi di gara, si tratta di vedere poi naturalmente quale sarà il recupero. Tern, pallone toccato da Di Livio, ripiegamento di Zidane, ancora Di Livio. Un po' di spazio finalmente a centrocampo per questa partita, Di Livio davanti, profondità, Vieri, il tiro e il gol! Rete di Vieri in, devo dire, eccellente anticipo sull'avversario. Anticipato Pivotto che aveva chiuso centralmente su di lui, scatto di Vieri che pure è un giocatore non velocissimo, è bellissima rete della formazione bianconera. Doppietta di Vieri, diamo anche un'occhiata alla situazione dei gol di Vieri, sale a quota 6. Ne aveva segnato uno in campionato, diventano 3, poi uno in Coppa Italia e 2 in Coppa dei Campioni. Di rigore Amoruso. E poi si porta presso la barriera, ma anche lui in posizione centrale, Di Livio. Il primo piano su Zidane, è lui che calcia il tiro e la respinta di Cervone. Attenzione, rovesciata, palo! Rovesciata e palo, mi pare ancora di Vieri. Un Vieri scatenato in questa partita dopo la doppietta del primo tempo. Immediata è stata la sua rovesciata, distinto, e il pallone che ha finito, ripetiamo, sul palo. Rivediamo, facciamo chiarezza su questo episodio. L'ottimo tiro ad effetto di Zidane, la respinta di Cervone, poi la rovesciata di sinistro di Vieri e il pallone proprio sul palo di Livio. Zidane, inseguito da Carboni, poi in mezzo Deschamps, cerca il servizio per Di Livio, preso controtempo, ma anche proprio per l'avanzamento corale dei difensori della Roma. E poi c'è una partenza di Totti, fermato a centrocampo, soltanto Lombardo ma anche Padovano. Intanto fermato Deschamps, statuto, tre quarti di campo, la respinta di Ferrara in inferiorità numerica, c'erano 2 giocatori contro 1. Tacchinardi a spazio in mezzo, largo ancora molto bene, con lucidità per Di Livio. Un altro scatto di Vieri, davanti a lui c'è Aldair. Il traversone, Amoruso, spalla alla porta, si gira molto bene Amoruso, tiro, uscita di Cervone. Vediamo gli sviluppi del calcio di punizione, Fonseca, il tiro molto bello di Fonseca. Peruzzi era rimasto fermo, parabola che tendeva a scendere improvvisamente. Sarà interessante con le ripetizioni vedere quanta distanza c'era fra il pallone e il palo. Di qui è sembrato un tiro molto pericoloso, rivediamo, parabola a rientrare, sembrerebbe molto vicino al palo di destra della porta. Meglio ancora di qui, è vicinissimo. Se non altro ha difeso il pallone, non era facile, Amoruso, Jugovic. Il rifornimento splendido per Lombardo, il tocco in mezzo, incespica Padovano e c'è il gol di Amoruso. Rete di Amoruso esattamente al 41esimo del secondo tempo.
e quindi vanno in gol in questa partita i due giocatori che spesso avevano esaltato la nazionale Under 21 di Cesare e Maldini l'anno scorso. Doppietta di Vieri, rete di Amoruso. Eh sì Carlo, del resto sono due giovani che nella Juventus difficilmente inizio stagione avrebbero potuto trovare spazio. Gli infortuni capitati agli attaccanti bianconeri hanno permesso a questi due ragazzi di farsi ammirare. Sicuramente a fine stagione uno dei due sembra lascerà la Juventus. Mercoledì, magari anche dal primo minuto contro il Rosenborg. Ripiegamento di Lombardo sulla fascia e deviazione di Carboni. In questo caso Carboni era più arretrato del francese Candelà. Penso che sarà una soluzione abbastanza costante nell'ultima parte del campionato della Roma. Porrini, retropassaggio per Ferrara e la partita è finita. Ancora una battuta rapidissima con Rietti per dire che è un 3-0, una vittoria meritata della Juventus, ma indubbiamente un 3-0 un tantino pesantuccio per la Roma proprio in rapporto a quanto aveva fatto all'inizio della gara.